Se state guardando queste immagini, visto che non sono in diretta, vuol dire che siete degli affezionati del nostro Billiard Channel. Allora, buonasera dal sottoscritto, da Nicola Biondi, da Mirko Bianchi, da William Bardon e da tutto lo staff di Billiard Channel. Benvenuti a questo grande spettacolo, siamo al Pala Carrara di Pistoia, dove vi stiamo per proporre un quarto di finale del 24esimo campionato del mondo di biliardo. Buonasera socio. Buonasera a tutti i nostri amici di Billiard Channel. Quarto di finale che darà uno dei quattro semifinalisti che si contenderanno il mondiale di Pistoia, la 24esima edizione. Stiamo attendendo che parta la diretta Rai. Inquadrati sulla destra Gustavo Torregiani, tre volte campione del mondo, sulla sinistra Ciro Davide Rizzo, vincitore dell'ultima Phoebus Challenge di Sanremo, e il nostro arbitro Pino Caristri che dirigerà l'incontro. È tutto pronto per il tiraggio alla bande. Tra poco inizierà questo quarto di finale. Un altro quarto di finale di cartello, chiaramente sono tutti di cartello questi quarti di finale, vede impegnato il toscano Martinelli contro Paolo Spadaro. Un altro quarto di finale invece vede impegnati Quarta contro Caratozzolo, Paolo Marcolin contro José Oliva. E allora, giusto per completare, Ciro Davide Rizzo, vincitore, come dicevi tu, dell'ultima tappa della prima prova Phoebus Challenge a Sanremo, campione italiano dei nazionali nel 2018, il suo titolo più importante, deve aver vinto anche qualcosa a squadre, ma vado a memoria, classe 1978, siciliano, nato a Palermo, ma tesserato per la Royal In Game di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Gustavo Enrique Torregiani, lui, a proposito, da Ciro Davide Rizzo, partecipa al mondiale perché gli è stata assegnata una wild card in quanto quinto in classifica nazionali pro della stagione agonistica precedente. Gustavo Enrique Torregiani, il campeon de Leones, questo è il suo soprannome di battaglia. Classe d'oro del biliardo, 1962 come i Nocerino, come i Belluta e quant'altro. Maggio. Lui, maggio. Lui, maggio del 60 se non sbaglio. 2 maggio 60, è nato il giorno del crocifisso del 60. Vado a memoria, però non tanto. Dicevo di Gustavo Torregiani, tre volte campione del mondo, nel 1989 a Chiasso, in finale con Giorgio Colombo, si ripete l'anno dopo a Brescia del 62, avevi certo. Ragione tu, 2 maggio 62, sì. Dicevo si ripete l'anno dopo a Brescia in finale con Leroy, con Carlo Cifalà, e poi la grande vittoria, il grande coronamento della sua strepitosa carriera a Villa Maria nel 2010 contro il connazionale, anche se naturalizzato italiano, Daniel Lopez. Ha vinto anche due volte il Grand Prix di San Vincent, cosa riuscita veramente a pochi giocatori. Questo giocatore che è stato in Italia per tanti anni, soltanto da poco si è trasferito in Argentina, lui che tra l'altro è il presidente nazionale della Federazione di Biliardo Argentina. Dato che ci piacciono molto i pronostici, Gianluca, sono entrambi in corsa i nostri favoriti, quelli che noi avevamo pronosticato come favoriti. Tu avevi preso David Martinelli, abbiamo visto una partita di David Martinelli contro Alejandro Martinotti, il campione in carica. Abbiamo visto la partita. Davvero strepitosa, fino adesso la partita più bella di questo mondiale. Dicevi? E poi è in corsa, in pista, anche Paolo Marcolin, che è il mio favorito, che sta giocando contro Oliva. L'ha presa. E si è mossa. L'ha toccata, sì. Sono visti proprio muoversi i puntini. E due giocatori completamente diversi. Gustavo Torregiani, un giocatore che fa del semplice la sua forza, fortissimo nel regolare, questo è stato quello che gli ha consentito di vincere ben tre volte il titolo mondiale iridato. Davide Rizzo, titolare di una steccata eccezionale, di mezzi tecnici incredibili, gioco arrembante, gioco
del sud, che dire, a volte potrà non incontrare proprio il favore, le sue, il nostro favore, non potranno incontrare il nostro favore delle sue scelte, però tutto sommato è un giocatore che sta avendo dei risultati, che ha già avuto un periodo d'oro qualche anno fa e di conseguenza gioca un biliardo così, un biliardo aperto, un biliardo d'attacco. Vediamo chi vincerà tra il grande regolarista e il grande attaccante, mi viene da dire soltanto questo. Sicuramente Gustavo Torregiani, molto più abituato a palcoscenici di questo tipo e, mi permetto di dire, con il carattere giusto per arrivare in fondo a una competizione del genere. Sono assolutamente d'accordo, Gianluca, con quello che hai detto, con l'analisi dei due giocatori che hai fatto. E guarda, ero molto curioso di seguire e di commentare una partita di Torregiani, perché non l'ho mai commentato, tra l'altro è uno dei pochi giocatori che non ho mai commentato, quindi mi faceva molto piacere. Abbiamo commentato molti stranieri al Mondiale Lugano, però Torregiani non era parte della squadra, era l'allenatore, il mister della squadra, quindi stava fuori dal campo di gioco e a questa volta giustamente aveva il diritto di partecipare per i posti assegnati all'Argentina e sta sfruttando al meglio la sua occasione, perché è già arrivato nei primi 8. Cerco di farti capire il ricordo che ho io di Gustavo Torregiani, per sottolineare anche il suo livello di gioco. Io con Gustavo Torregiani ho avuto la fortuna di giocare una finalissima di gara tanti anni fa. In una finalissima di gara l'italiana ha i 120 punti, non ho sbagliato una steccata, ho fatto 70 punti. Credere, non ho sbagliato una stecca. Sicuramente la forza di Gustavo non la scopriamo certo adesso. Rizzo, 10 punti per lui sull'acchito che gli ha consegnato Torregiani, lasciando palla su una garuffa. Facciamo un conto, Gianluca, degli atleti e dei titoli che sono ancora in corsa in questo mondiale. Sono 8. Allora, Torregiani ha vinto 3 mondiali, sì, giusto? Rizzo non ha vinto nessun mondiale. Un altro campione del mondo che sicuramente sta giocando è David Martinelli. 1. Poi altri? Quarta, 1. Quarta un mondiale e basta. Quindi ci sono già 3 giocatori che hanno vinto il titolo mondiale, vanno a cercare un'altra vittoria. Tutti, esatto, gli altri sono alla ricerca del loro primo titolo. Del titolo. Non si salva Gustavo Torregiani su questa 2-3. Traversino di colpo di sfaccio, pallino 4 per Rizzo. Pallino 4 un po' più difficile, però perso la visione sui perché birilli. È difficile? Va di colpo in pancia, va lì. Era un po' in mezzo al mare, per quello che... ma generalmente su quella figura arriva nel centro della corta. Però vicino a sponda sicuramente sarebbe stato possibile, più grosso. Sì, no, potenziale pallino da 4. Grave errore di Rizzo, perché che perde il reale obiettivo del tiro, che erano i birilli, e addirittura lascia un'occasione di sfaccio a Torregiani, che non si lascia assolutamente pregare. Tu hai visto la finale del mondiale di Brescia? Sì. Anch'io. A parte Carlo con gli attacchi di fame, che alla fine ha rilasciato un'intervista dicendo non si può vincere un mondiale mangiando gli amaretti. Io ero al palazzetto di Brescia, in mezzo alla Cavazzana e della Torre, precisamente. E ricordo un Torregiani che sul facile, quindi garuffetta, candela, girettino, filottino, eccetera, eccetera, ha avuto il 100%. Ricordo una chiusura da 16. Da 16, l'ultimo da 14, perché allora si giocava, le regole dell'1B volevano il rosso 7 e il pallino da 2. E urlò quando la fece 2-2-8 di rientro e urlò quando la palla toccò l'ultima corta. Carlo lì ci mise del suo, era avanti, vinse lui il primo set, si giocava al meglio dei 3 set su 5 agli 80 punti, perse 3-1. Carlo ci fa là.
impreciso di Garuffa come lo era stato qualche tiro fa, in cui aveva addirittura lasciato Bidia, e ancora Rizzo di traversino. Pensavi non la facesse? Sì. Dirò che ho visto tagliare tanto a sinistra. Buon traversino invece quello di Davide Rizzo. Ce lo fai vedere al replay proprio da quella telecamera, Mirko, se è possibile? Di bagheria per la precisione. Ho capito, vabbè, non importa. Eccolo qua. Due, un disegno strano. No, ma di colpo in testa ci sta, trasporti così la palla. Relativamente strano come disegno. Anche perché, guarda, su questo biliardo un po' di calettino, se c'è, è dall'altra parte. Quindi neanche, non l'ha neanche fatto di calo. O sì, 2-8, sì. Si gliel'ha portata un po' via la pendenza, hai ragione. Hai ragione. È da quel lato lì. Dal lato, in questo caso, verso dove tira Rizzo adesso. Giro di colpo e pallino 4, più pallino 4 per Rizzo. Centra entrambi gli obiettivi, 8 punti per lui. Molto quadrato, eccolo qua. Intanto chi fa la manutenzione installa i biliardi, Maurizio Landolfo, che saluta le nostre telecamere. Chiaramente piccole imperfezioni, i tavoli, ricordate, sono montati in un palazzetto dello sport dove c'è del parquet e c'è della moquette in terra. Quindi aspetta, poi il parquet dei palazzetti non è flottante. Uguale, esatto, è flottante. Non è uguale al parquet che uno ha in casa, eh? Sì, si muove. E quindi, se no, anche perché sennò i giocatori penso si spaccherebbero le gambe. Sì, poi soprattutto nelle cadute. Sì, appunto, sì. Ma poi anche dopo comunque anche gli infortuni aumenterebbero. Hanno studiato nel basket questo tipo di parquet, sì, per non diciamo esasperare le articolazioni dei giocatori. Un orologio. E adesso, dopo le due marcature, prima di traversino e poi di giro, adesso mette dentro anche una conclusione di calcio. E quindi, dicevo, nonostante la perizia con cui Maurizio cerca di sistemare i biliardi, un po' sono messi montati apposta per l'evento, un po' si muovono, e quindi qualche leggera imperfezione di traiettoria la si riscontra. Gioco forza. Ecco la pendenza, per intenderci, il leggero calo è verso la sponda, verso la direzione dove ha tirato adesso Rizzo. Infatti, se ci pensate, traversino ha fatto 2 e, pur avendo effetto, comunque è andato verso i birilli. 40-25 il parziale per Davide Rizzo. Momento d'oro per lui. Ha vinto anche appena dopo la prova Phoebus Challenge, ha subito rivinto una gara in Sicilia, in finale sempre con Vincenzo Mauceri. Bricolla per Torregiani. Torregiani a segno, 4 punti. Su questa bricolla, 3 di calcio per Rizzo. Prima è stato un 3 di calcio abbastanza fortunato, dove ha preso palla per i capelli. Sullo stretto apre le biglie, ancora bricolla per Torregiani. Vediamo come l'ha imposta, sempre di effetto quadro, quindi un effetto in pancia comunque. Ore 3. Torregiani, segna ancora 4 punti. Ecco, questo è quello che ti stavo dicendo. Giocatore che non rischia praticamente mai, se non lo richiede il punteggio. Ma che bella che è questa musica in sottofondo, molto rilassante e agevola la concentrazione. Rizzo ancora 4 anche per Rizzo. Torregiani deve cercare di levare il gioco dai birilli, perché sennò in questo caso, sai, ce lo levi male. Ma no, guarda, qui andrei proprio sullo stretto di questa tre sponde.
Sì. O fai il tiro e vai in mezzeria longitudinale che lascia un qualcosa di più difficile, o su un eccessivo stretto una messa di traversino. Cioè qua la sforzerei per levarmi da lì a questo punteggio. Bravissimo Torregiani, addirittura al rosso, 6 punti. Vede palla però Rizzo, mi sa, per l'angolo. Non credo, non lo so. No, allora sono stato... Sì, forse la vede, ma non l'ha presa neanche in considerazione, è una strada di striscio di calcio. Lo fa stretto e il pallino gli corre incontro a chiudere tante traiettorie, costretto Torregiani ad andare al volo sulla lunga inferiore, di sinistra in questo caso, da questa inquadratura. La perfetta impostazione di Gustavo Torregiani. Come perfetto è questo disimpegno al volo. Sì. Ottimo disimpegno da parte di... A Milano si diceva a Torregiani è difficile mettere giù la testa. Sì, sono d'accordo. Veloce Rizzo? Sì. Bravo. Appesa al cuore. Sì. Nei birilli questa. Al cuore Ramon. 6 punti per il siciliano, esecuzione assolutamente priva di difetti. Elegante. È tornata molto di moda, questa era quella che ha portato poco, il primo a vedere che la giocava fu Gustavo Zito, emulato poi in un modo assolutamente eccezionale da Riccardo Masini. Perché ridi? Se ti sente caldo. Beh, io l'ho vista da tirata frequentemente nel biliardo moderno, ti dovrei dire quarta, è lui che l'ha un po' rimodernizzata questa palla. A Milano, quando tutte le volte che ne parlavo con Caria di questa palla, no, Caria mi trattava male anche quando me la vedeva tirare. È stata un po' ripresa e poi effettivamente Zito con molta frequenza e Masini altrettanta l'hanno un po'... ignoro che l'abbia un po' teorizzata lui, cioè perlomeno non ho mai parlato con Carlo di questa esecuzione. Non ho parlato nella... No, e la conosco parecchio bene, tra l'altro. No, però dici, chiedi. Non ne so una cosa che non può sfuggire, di Paolino, di Carletto. Quindi questa parte di telecronaca è meglio che lui non la senta, quanto. Sì. Caratozzolo avanti 1-0 con Andrea Quarta. Qui spara un missile sulla corta Rizzo. Il suo intento è da prendere il pallino. E insomma, 53 con Torregiani a 47, non so quanto abbia fatto questo affare. 47 ha scelto così. Giro straccarezzato da Torregiani, vediamo se si apre verso i birilli. Buon per Rizzo. Fianchettino per Rizzo, difficile, la stecca alta, deve sovrastare il pallino. Troppo alta questa forza, pagherà Scatolino a sua volta. Qui tenete a memoria il fatto che questa palla, come sbaglio di forza, è uno dei pochi tiri che va sbagliato, soprattutto con questo tipo di angolazione, in difetto. Poi anche con quel pallino. Sì, tra l'altro con quel pallino, anche se non ci fosse stato il pallino. Sponde biglia per Torregiani, il suo tiro. Casa. Due punti di qualità. Tirava un po', Mirko? Mi ricolla? Sembra che stia guardando di calcio. No. Io
io qua starei di sponda palla al largo con un bel pallino che si può fare. Passaggio striscio. Non ho idea. Sono avvitate, quindi non lo sapremo mai. Set point per striscio. Torresani. Striscio. Boh. Non voglio pensare che abbia potuto tirare minimamente lo striscio. E Torresani indurisce troppo questa steccata. Realizza solo due punti. Quel che è peggio è che è lungo. Lungo ma non lunghissimo. Sì, ma già che Rizzo abbia l'opportunità di ritirare non è mica poco. Addirittura inclina la stecca. Ma tira di parabola lo sfaccio. E chiude. Vediamo se ritarda in pallo. Bravissimo Rizzo, però l'abbiamo detto all'inizio. Allora, ci sono scuole diverse di pensiero di biliardo. Poi se ne vogliamo ragionare sull'efficacia o meno delle scelte, se ne può ragionare. Evidentemente lui i risultati, confidando sui mezzi tanti che ha, li ha ottenuti con questo gioco. Ci sono gli attaccanti, ci sono quelli che giocano bene un po' tutte e due, ci sono i giocatori solo di misto, così. Sì, sì, no, l'importante è che sia coerente, però magari se poi dopo senti qualche giocatore che è arrembante e ti racconta che ha perso perché quel pallino di qui... Ecco, il giocatore è qui quarta... Poi devi essere anche coerente. E qui quarta è assolutamente coerente. Coerente, sì, sì. Perché quarta ti dice, io imposto, mi sento il più bravo di tutti, virgola, lo è, io imposto il gioco in questo modo, perché mi sento il più bravo di tutti? La volta che rischio e mi va male, me ne prendo la sacrosantissima responsabilità. Questa è coerenza. Sì, sì, l'importante è non dare colpa al fato, oppure perché il pallino è stato preso in un certo modo e l'aveva tirato in un altro e tutto. Per esempio... visto una scelta di Rizzo 50 a 47 in cui l'avversario insomma è a 13 punti e te sei in chiusura, praticamente sparare un missile terreale sulla corta. Si può fare 11, per l'amor di Dio, si può, ma si può fare un disastro. Si può fare un disastro, l'importante, però poi dopo alla fine non ha fatto, ha preso un filo di pallino, alla fine non ha lasciato niente. Certo. Sì, sì. Cioè, no, però no. Ho detto sono scuole di pensiero, io parlo personalmente, chiaramente se devo vedere e commentare, ecco, non piace vedere una botta sulla corta in quel momento. No, cioè. No, assolutamente. Sì. Guarda, sono stato al telefono un'ora l'altra sera con un giocatore siciliano che secondo me gioca tanto bene al biliardo. Sto parlando di un giocatore della categoria Master, che è Angelo Contraffatto, che è anche tra l'altro un dirigente Fibis della Sicilia, se non sbaglio. E nulla, si parlava di Rizzo. E mi ha detto, io da che lo conosco, e probabilmente lo conosce da qualche anno più di me, ha sempre giocato così. Sì, sì, poi giustamente poi quando sei in poesia tiri, no, vabbè, fuori, cioè, anche... Un tiro del genere va benissimo, perché comunque il pallino... giusto dare quella forza, il pallino mi protegge. Ah, attenzione, allora il set Andrea è stato vinto quarta da Andrea Quarta. Sì, sì, no, ma sono d'accordo. Per esempio, è stato bellissimo quello sfaccio a biglie vicine che tirato un missile, è arrivato a 100 all'ora sul pallino a Sanremo, dove ha fatto 14, sì. È lì che praticamente poi ha vinto. Dovessi dire che mi sia piaciuto, ti direi di no. No, assolutamente. Risco molto di più un gioco di schermaglia che sia molto più di tanto. Ma questo il pallino a 797 orari, non sai come lo tocchi. Sì, sì, l'importante è che qualora... Se avesse bevuto, doveva dire... Qualora beva, non dica, il pallino mi ha buttato a bere, perché il motore... Se tu attraversi la strada col rosso, tante volte passi perché non arrivano le macchine, ma la volta che ti stirano, non devi dire sono poverino. Appunto, scuola di pensiero, è quella famosa,
frase che abbiamo detto tante volte, riferita alla geografia del biliardo. Ci sono scuole del sud generalmente molto più attaccanti e scuole come può essere la scuola milanese piuttosto che la scuola toscana molto più conservative e dedite alla ricerca del gioco e della schermaglia. Risposta di Torregiani, anche lui di Garuffa, lui sul 2 interno. Speriamo per Torregiani che incominci a prendere un po' la mira, perché fino adesso è il tiro che ha inquadrato meno. Sì, ma comunque questa è ben giocata, più che altro Torregiani la chiusura e la partita se l'era procacciata nel set precedente, chiaro che lo sfaccio sbagliato, mano sul panno con le biglie a un metro, devi recitare un po' il mea culpa. E qui mi piace invece Rizzo perché andrà a cercare il 4. In difetto di ciò un po' troppo forte, ma in difetto di ciò comunque avrebbe appoggiato la biglia di Torregiani alla sponda e comunque lasciato il pallino di ingombro sul tiro. Torregiani ha lo sfaccio, ma lo deve più che lavorare. Uno sfaccio che c'è di seconda. Addirittura l'ha levato di prima Torregiani. Facciamo vedere la replay questa. No, mi è tornata la corsa delle biglie. Sì, effettivamente passa, è trasportato, però... Strano però che con quell'effetto lì... La sua si sia fermata, Stavamo pensando la stessa cosa. Sventaglina di Rizzo, evita il rimpallo, 6 punti. Per caso, ma solo per caso, gioca la Fiorentina? No, gioca lunedì la Fiorentina, me lo sono ricordato. Fiorentina-Brescia, chissà che non venga a trovare Bianchi, a parte lunedì Bianchi sarà ancora qua. Un po' di fortuna qua per Torregiani, 4 punti per lui. Terza vittoria consecutiva, siamo... Marcolin 1-0. Avanti Marcolin intanto, 1-0. Marcolin che gioca con... José Oliva, clientaccio. E tifa Juventus, leggermente Marcolin. Appena. È uno juventino di concetto. Pelo di palla. Finezza, per sì. Mi sa che girerà molto largo con la sua. Dato poco effetto, vediamo se il pallino lo aiuta. No, ha giocato tanto bene, invece sì, questo. Sì, sì. Bravissimo. Proprio per tutelarsi ancora di più, l'aumentasse un po' di forza, sai, e facesse cambiare quadranti. Sì, sì, a invertirle. Sì. Però ha giocato proprio bene questa. Sì, sì. Niente, è stata da davvero dire. Una bella giocata di Ciro Davide Rizzo. Che quando vuole sa essere anche bravo in difesa. Se volesse un po' di più. Frecciatina. No, ma infatti vedi qua, si è guadagnato una bella occasione. C'è il giro. È vero che a biliardo bisogna fare anche pum delle volte. Sì. Però fare più spesso pum di tic è un po' opinabile. Sponde biglia per Torregiani. Mal giocato. Il giro dal nostro portacolori. Come non eccezionalmente ben giocata questa sponda palla da Torregiani. È sotto i suoi abituali standard di sponda palla. Sì, che sono altini. Sì. Io penso l'unica ho avuto la fortuna una volta sola di giocare con Torregiani in una finale di girone alla gara di Fabio Ballotta, il campione italiano ACS, molti, molti anni fa. Sponda palla. Una sentenza. Sì.
seconda palla me le fece veramente tutte. Ma sei, no, sei il primo di una lunghissima serie. Non sei il primo nemmeno, sì, di una lunghissima, certo, serie. Otto punti per Torregiani su questa bricolla. Molto nutrita la compagine argentina, eh. Sono venuti molti, non solo i giocatori, anche molti tifosi al seguito e anche tanti uruguaiani al seguito dei loro portacolori. Hanno abbandonato tutti il mondiale, l'uruguaiani non ci è rimasto. Quante nazioni ci è rimasto, Bianchi? Solo l'Italia e l'Argentina? Sì. E due argentini. Se vogliamo, esatto, se vogliamo essere precisi, sei italiani e due argentini. Gli argentini sono José Oliva e Torregiani, e basta. Gli altri sei sono italiani. Qual è l'abbinamento del tabellone? Eccolo vincente... qua, Capote. Mirko, il vincente di Marco l'intraglio 6 si scontra contro Torregiani Rizzo. Sospettato. Perché sono tutti nella parte alta del tabellone, quindi dalla parte bassa usciranno un finalista tra quarta, Caratozzolo, Spadaro e Martinelli. Questo sicuramente uno di questi quattro sarà il finalista. Quindi un italiano in finale ce l'abbiamo. Traversino per Rizzo a girare di sette sponde, vediamo se risale con la forza. E quindi ci potrebbe essere. Questa è una gran cosa di Rizzo. Dei vostri, delle vostre scommesse. Ma può venire fuori in semifinale o la finale? No, finale. Solo la finale. Perché Marcolini è nella parte alta e Martinelli è nella parte bassa. Guarda, sarei contentissimo senza tifare, non terrei, cioè sarei contento a priori. Sì. Anche perché poi non abbiamo scommesso niente, io nasci bene, solo per dovere di dover fare un pronto. Ma tanto poi le scommesse non ce le paghiamo, non si deve scommettere qualcosa. No, scommesse ce le paghiamo di solito, noi non abbiamo scommesso niente. Però secondo me abbiamo scommesso una cosa molto più importante, la presa in giro, che vale più di ogni altra cosa. In effetti. Ancora Rizzo sul pieno dell'avversaria, su questo 2 a mo' di 3. Ricordiamo anche, Mirko, gli appuntamenti di domani della biliardo. Domani ci sarà la prima semifinale alle 10 di mattina, la seconda finale alle 13 e la finalissima alle 18. Ed è tutto coperto in diretta da Rai Sport HD. E come per tutti i filmati di quest'anno, voi potrete comunque vedere il filmato pubblicato al termine della diretta Rai dal nostro Mirko Bianchi su BC Billiard Channel, giusto? Fino a che non ci riapproprieremo del nostro amato Billiard Channel titolare. Però anche BC Billiard Channel non è brutto. 30-29, praticamente appaiati in questo secondo set. Quarta Caratozzolo, 1-1. Rizzo, striscione di potenza che diventa un 7 sponde. 2. Lasciato andare un missile terraria qua, eh. Sì, è arrivato lungo di 7 sponde. E la palla avversaria non era vicina a sponda, era lontana da sponda. So, c'eravamo a rischio di lussazione qua. Ma tiro questa palla, io mi lusso la spalla. Torregiani, sicuramente addosso al pallino. No, ha rischiato la sventaglina. Attenzione. Qui si è scomposto Gustavo. La pensavo proprio tirasse addosso al pallino. Si poteva giocare anche, sai, di mezza forza, prendere, squarciarlo il pallino.
ecco, questo è proprio il tiro di Carlo. Fortunato perché interpone il pallino tra le due bide dopo che hanno girovagato senza controllo entrambe per il tavolo. Garuffa. Garuffa. Bella questa conclusione. Pallino da tre per Rizzo. Forza timida. Felice. Traversino per Torregiani. Una fase di gioco un po' aleatoria. Oddio, questa è da conoscere. Poi devi avere un mano. No, ma non mi riferisco a questa garuffa, un paio di conclusioni così per entrambi. Torregiani 8, ma subito non soddisfatto dalla forza, si è visto proprio dalla mimica. Concede un giro a Rizzo. Lo spara a ingaruffare ad arrivare ancora a pallino. Pari, non riesce a trovare il bandolo della matassa Torregiani, eh? Non ha ancora capito come Rizzo sta facendo il suo gioco, il problema è che Torregiani glielo fa fare, e la chiave per Gustavo Torregiani sarebbe quello di arginare la furia del giocatore isolano. Di due Torregiani. Passa nella parte vuota. Sì, buona comunque. Buona palla. Ottima la forza. Sponda biglia per Rizzo. Rimpalla. E qui Torregiani. Vediamo se andrà al giro o allo sfaccio. Da come punta è un giro. No, invece no. Sfaccio. Ha preso palla troppo scarsa. Non quadra difensivamente la posizione. Giro a disposizione di Rizzo, momento non eccezionale dell'incontro. Qui una steccataccia di Rizzo. Dicevo momento non eccezionale dell'incontro, Anico. Sì, vediamo se Torregiani dà questa scoccata vincente. Questo tiro potrebbe dargli praticamente il 7 sul colpo. Vediamo la forza. Leggermente lunga. Sì, questa sarebbe buonissima a 9 birilli, decisamente meno buona all'italiano. Rizzo, veloce su questa palla di traversino, non difende. Pari, ma Torregiani è andato ad innestare la prolunga al suo attrezzo. Di una passata Torregiani. Passa in mezzo, realizza solo tra virgolette 5 punti, però nell'economia di questo set questo passaggio in mezzo può valere molto.
da 9 a solo 5 in questo momento finale. Eh sì. Sponda qua la di effetto, buono. Salta in mezzo. Lui considerava l'impatto sulla biglia piena, impatto che non è avvenuto. Giro a disposizione di Torresani o traversino con una, con un problema, il fatto che è scomodo mettere la mano di calcio. E infatti Torresani se la va a guardare di calcio e risolve il problema. Inquadrato intanto il direttore di Rai Sport di spalle, Auro Bulbarelli, quale sicuramente il biliardo in questi giorni deve dire grazie per la copertura massiccia della Rai di questo mondiale. Ignoro quante ore sono state totali. Mirko, mi dici le ore totali della Rai? Non lo sappiamo, sono state tantissime però. Chiedi alla dottoressa Ronchi. 8 punti traversino di calcio di Rizzo dopo che Torrigiani circa 30 ore per la precisione, 27. 27 ore è stata una copertura importante per il nostro gioco. Grande visibilità data al biliardo da Rai Sport HD, proprio grazie al direttore, lo possiamo dire, Auro Bulbarelli, appassionatissimo di biliardo. E anche vice campione italiano a coppie, proprio con il commentatore di Rai Sport insieme a Rico Accattaneo, con Massimo Guggiola, insomma, ed è un ottimo giocatore, fa parte della categoria master, adesso non sta giocando da quando ci sono cascati tutti su questo trasponde. Tra l'altro Auro Bulbarelli per il biliardo ha fatto una cosa bellissima, ne ha fatte due o tre veramente, ma l'intervista che un po' ricordano tutti è quella a Carlo Scifalà commentando il film di Francesco Nuti, e lo salutiamo, io sì, chiaro e lo scuro. Salutiamo anche Francesco, tra l'altro nei prossimi giorni, proprio nella sua Prato, nella Prato di Francesco Nuti, esattamente Francesco Nuti è di Narnali, però Narnali, una sala vicina a Narnali, cioè a Prato, si svolgerà una gara intitolata proprio a Francesco Nuti. Noi spiace tantissimo non poter partecipare perché nel giorno delle finali abbiamo un impegno di lavoro. Sì, mi dispiace. Però con il cuore siamo lì e diamo un grande abbraccio a Francesco Nuti. Sì, a dire il vero, insieme a Carlo volevamo partecipare, poi magari rinunciare a un'eventuale finale, però abbiamo... A livello regolamentare non... No, ma proprio a livello morale anche, diciamo, certo. non è corretto sportivamente, quindi certo. Però la nostra presenza ci sarà sicuramente con il cuore, a nome, e diciamo questa cosa anche a nome di Carlo Scifalà, grande amico di Francesco Nuti. Infatti ha raccontato tantissimi aneddoti durante le riprese, no? Di Occhiare l'Oscuro. Il più bello è che si dovette, Carlo che ha la mano abbastanza pelosa, si dovette depilare la mano sì, per fare la controfigura su certi massè. E poi invece tanti tiri li tirava davvero Francesco. Sì, anche perché in quei giorni Carlo fece un sacco di scuola a Francesco Nuti. Sì, credo, lo voleva fare anche la mattina, però la mattina Carlo non era molto d'accordo. Angolo per Torresani, tutto biliardo, stretto, vediamo la forza, forza è buona. Rizzo sta pensando qualcosa per chiudere. E l'alternativa è tra striscione, raddrizzata, giro, mi sembra qualcosa di veramente duro. Non è difficile pronosticare 51 quello che sceglie Rizzo.
Striscio Giro? Non lo so. Non lo sapremo mai. Tutto sommato non si è messo neanche malissimo, perché si è messo in una zona dove c'è il rimpallo e soprattutto sull'uscita grossa il pallino potrebbe dare noia. Si fida Gustavo. Gioca palla grossa ed effetto aprire. Seconda e terza. Più terza che seconda. Vediamo se riesce a sviluppare. Due punti per un niente. Non chiude il set a suo favore. Rizzo, 5 a chiudere. Serve il rosso. Due ci sono. E c'è anche il filotto. 10 punti per Rizzo. 2 a 0. Nel two box replay della chiusura di Rizzo, pubblicità per noi. Eccoci qua, 2-0 per l'italiano contro Gustavo Torresani, tricampione del mondo. Cominciamo a vedere intanto i risultati degli altri incontri. Allora, Andrea Quarta 2-1 con Santi Caratozzolo, appena chiuso. Paolo Spadaro avanti 1-0 con Martinelli e avanti 59-47 alla seconda. Paolo Marcolin 1-0 su José Oliva, è sostanzialmente equilibrato il secondo set. E Davide Rizzo contro Gustavo Torregiani 2-0 per il nostro portacolori. Certo che Paolina Spadaro è un avversario, lo stavo dicendo prima in presentazione. Ultimamente è un avversario tendenzialmente ostico per Davide. Tanto bello questo sfaccio di Torregiani, ma sfila via un po' lungo. Sì, comunque è un lungo che piace, meglio lungo che corto in questa situazione. Sì, diciamo qui un po' troppo lungo, è piuttosto bellino questo giro, proprio sì, bello, però, fattibile, insomma, di steccata. Rosso per Rizzo, 6 punti e pallino sulla garuffa. Quindi obbligherà Torregiani ad andare a 2 a mo di 3. Non quadra Torregiani. Secondo me l'ha giocata con troppo poco effetto. Su un biliardo così scivoloso sembra paradossale, ma l'effetto sul 2 a mo di 3 t'aiuta. Tanto su angoli così aperti non è che varia più di tanto la battuta rimane praticamente la stessa. Angolo di passaggio. Questo bravissimo. Questo è bello. Bravo. Capolavoro di Rizzo, bravo. Bravo Davide. Riesce a 6 il parziale. Questo terzo set, Torregiani deve fare qualcosa, neanche subito. Bricolla per Torregiani, che apre le biglie in difesa. Rizzo, bricolla ad affondare le biglie. E bravissimo ancora Rizzo in sequenza. Vedi che se vuole sa giocare anche bene a biliardo. Ma gioca bene a biliardo, è che non a volte si contiene un po' poco. Ma da tanti anni che Rizzo è nei piani alti del biliardo, poi ha smesso qualche volta. È un modo di giocare che generalmente determina dei rendimenti altalenanti.
Ah, certo, perché Dio hai sempre bisogno che la stella sia dalla tua parte. Sì. E intanto Torregiani pennella questo 2-4. Bravissimo, buttava adesso il livello, finalmente si è alzato. Sì. Hanno preso anche un po' confidenza con l'ottavolo e con il tipo di partita che vale davvero tanto. Andiamo Rizzo, di appoggio sull'interno, diciamo, della palla. Più si gioca e più magari ci si scorda, tra virgolette, che tipo di partita si sta giocando. Perché qui si sta giocando una partita per entrare nei primi quattro al mondo. Ma sì, ma io penso che a un certo punto non ci stiano pensando, soprattutto Torregiani sa che partita sta giocando, ma sta giocando una partita di biliardo. No, ho detto che erano 1-0 59-46. Avevo dato il parziale. Sta tirando Spadaro e ha chiuso Spadaro. O no? No, scusami, ha chiuso Martinelli. Ha chiuso Martinelli. Riusciamo con la mobile ad andare laggiù, è veramente è proprio in fondo, eh? In fondo ai lupi. Rizzo, garuffa, sparata, tutto biliardo, sfortunato, passa in mezzo, ma 5 punti. Eccolo là, dall'alto del suo 1,94 m, David Martinelli che recupera la partita lasciando Spadaro a 59. La risposta di Torregiani, di Garuffa. Qui è praticamente obbligato, Sì. Perché aveva il pallino che gli impediva ad andare a sinistra, in basso al volo, perché gli faceva stella, a destra perché gli faceva stella cinese. Quindi anche se non ti piace la caruffa la dovevi battere in tutti i modi. Lì non c'era alternativa. Giro per Rizzo. Questo è bello. Vediamo se arriva. Ecco, quando la palla... Bravissimo Rizzo. Ecco, quando la palla è così distante dalla sponda, questo giro mi piace. Chiaramente se puoi stare con la tua tra il 25 e il 18, quella zona lì, a non andare. Per dirla alla Carlo, tra il 18 e il 25, ho messo la propria. Giusto, Sosso? Poi mi sgrida di schiacciata Torregiani, non evita il rimpallo, giro ancora per Rizzo, oppure angolo, non è messo per niente male neanche l'angolo, può dare la forza della corta, infatti, ma questa si è evitata. A me non piaceva tanto questo angolo, no, aveva proprio la proporzione per andare buca a buca, si è evitata, dici? Ma netta, se la vogliamo vedere, ma qua mi potrei giocare anche uno spritz. Così tanto. Tutto insieme. Sfaccio per Torregiani. È dalla grossa. È la sua ragione. E qui arriverà pallino. Questa non sembra, ma è un'esecuzione di qualità. Sì, ha tirato lo sfaccio in salita. Sì. Che ha fatto battere la... una biglia avversaria sopra, che è il modo corretto di giocare lo sfaccio di palla grossa su diagonali così impegnative, se no si rischia spesso il rimpallo di terzo. Rizzo nella divisione o lungo o corto, giro per Torregiani, 4 punti, ma non difende, lascia praticamente la biglia molto simile a quella che ha battuto poco fa lui.
cercare il filotto di prima. Trova un 2 e 3 5. Le biglie si toccano più volte, si pareggiano. Tutto sommato non è andata male a Rizzo nella rimanenza finale. Eh? 30-19 il parziale, 2-0 per Rizzo. Rimane corto questo tentativo di Steola, oppure pallino da 3. Torregiani. Tanto sta continuando a pennellare sul tavolo Martinelli dopo aver vinto incredibilmente la seconda partita, partendo da uno svantaggio davvero importante, e 2-0 anche per il genio Marcolin contro José Oliva, argentino. Le speranze argentine di portare almeno un portacolori nei quattro si stanno riducendo. Torregiani che non ha quadrato il suo tiro per il momento, lo spondaviglia. Non è poco che non per è uno poco come Torregiani non quadrare lo spondaviglia. Steola dalla lunga per Rizzo, ma non è facile da fare così questa steola. Io l'avrei giocata, ma ad andare via con la palla, no, a farmi fermare dal pallone. Era molto dritto il custode della palestra. Si è appassionato tantissimo al biliardo in questi giorni, ho guardato tutte le partite. Personaggio da 10 lode. Toscanaccio verace. Gli ha tirato sul pallino da 3. Sì. E tutto sommato poi alla fine. Qui gli dei del biliardo. Tutto a posto in casa Rizzo, sì. Tutto a posto. Quando un po' chi c'è? Oh, Lorenzino con zia Irene, eccolo lì, l'erede di casa Biondi. È un problema tenerlo a freno, eh? Finché c'è stata anche la mia. Sì. Erano da frenare in due. Il primo weekend di novembre, caro socio, sarà un weekend lungo, mi sa. Grazie William che ha preso questo particolare, dai. Sì. Rimarrà in un quarto di finale mondiale mio figlio. Tuo figlio e la tua bellissima moglie. Sei geloso se dico così? No, sono molto contento. Tanto 4 punti per Rizzo che si avvicina sempre di più al traguardo finale. Anche per questo terzo set. Torregiani è difficile anche fare Steola, deve cercare di rialzarlo il pallino, ma giocato la sua lì è già una bella uscita. Tu cosa giocheresti qua? Io giocherei te lo disegno? Vai, accetto l'aiuto del pubblico? Proprio no betting. Poi così inclinato. Inizio va alla ricerca di un pallino da 3, ci passa vicinissimo. Guarda, è stato anche troppo bravo, perché già passarci così vicino non era facile. Se ci pensi. Qui partiva. Qui striscio per Torregiani se ci mette qui la sì. Stecca. È brutta la nostra, Nico. Tanto giochi l'altra, non è che. Poi se vai dentro pazienza. Sono d'accordo su questo, era brutto, non c'era proporzione su quello striscio. No, ma giocare solo la buona. Sì, no, ma rischi di bere proprio. Rischi di bere dalla lunga. Come scarseggi bevi. Sì, in effetti, insomma,
il blu era brutta, via. Sì, brutto tutto. Ma così per dire. No, te lo dico perché ho provato più di qualche volta le emozioni, anche quello lì. Ci ho messo la X. Ci passi con due volte, però a tutti buoni. Bravo, una volta l'ho fatto 12, con tutte e due. Tutti buoni. Mazzica era perfetto. Mazzica quando c'hai l'asso. Sì. Il primo tiro. Due punti per Torregiani, sfaccio per Rizzo per andare sul 3-0. E qui non ce ne sono più. Però la qualità di colpitura di Rizzo, anche se non esteticamente aggraziatissima, c'è. Quarta, 3-1 su Santi Caratozzolo. A un set dalla semifinale. Torrigiani sempre due, sempre due. Ne è mancata una conclusione di calcio che potesse dargli fiducia anche in dei momenti di impasse di partita. Quarta, penso che l'unico mondiale dove non sia arrivato in semifinale, almeno in semifinale, è quello di Villa Maria, quando vinse Torregiani su Daniel Lopez. Senti, a cosa pensi, Gianluca? No, penso a quanto è forte quarta. Sto pensando a quello, sinceramente, a quanto è forte questo giocatore. E Torregiani sempre due. Questa è Nicocea. Però non lo sapremo mai, perché a meno che non mi sono perso il foglio, quello di Villa Maria non ce l'ho. Attenzione, attenzione alla ricerca del pallino da tre di effetto buono, Rizzo. Scusatemi, trovato. Torregiani cercherà di metterla lì. Pesa troppo grossa. Potresti levarmi il mouse dal, sì, foglio? Sei gentile. Sembrava più bello disegnare uno strato. Perché... Allora, Villa Maria, Torregiani, Lopez, Oliva, Longo. Attenzione. E vince Rizzo. Chiude Rizzo, va 3-0, è stato sul pallino il traguardo, l'obiettivo più grosso. Si porta 3-0 Ciro Davide Rizzo. Pubblicità per noi. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Quindi, per fare un po' il punto della situazione, caro socio, andiamo, ripercorriamo i mondiali di Andrea Quarta. Nel 2006 a Siviglia arrivò secondo alle spalle di Agnello, 2008 Sarteano l'ha vinto, 2010 Villa Maria è arrivato nono sedicesimo, quindi l'unica volta che non è entrato almeno nei quattro. Nel 2015 semifinalista, nel 2017 2015 semifinalista a Milano e nel 2017 semifinalista a Nicocea. Grazie socio per questa informazione che farà sicuramente piacere a tutti coloro che non erano informati di piazzamenti di quarta al mondiale. Posso spegnerti il microfono? Ti ho ringraziato, ti è sembrato un ringraziamento sarcastico? Assolutamente.
mi dispiace che prenda le cose in un modo che... Eccolo qua, ecco ragazzi, qua intanto prima che la partita entri nel vivo, questo è quello che io chiamo vittimismo fiorentino. Mi dispiace che tu abbia preso questa mia affermazione in malo modo. Bello quando provi proprio a parlare così perfetto, sei fantastico. Non difende. Non è fantastico invece questo striscio di calcio di Torregiani che non è partito bene in questo quarto set che potrebbe addirittura essere l'ultimo qualora Rizzo vinca anche questo. ...8-0 per Rizzo, sistema la sua biglia molto vicina alla buca. Certo non mi aspettavo un Torregiani così poco in palla, ecco. Posso dire la mia? C'è certo. Un'anagrafica differente, perché Torregiani potrebbe essere, anzi è sicuramente più stanco di Rizzo. Rizzo, se non sbaglio, è del 1978. Poi sicuramente abituato un po' più alle maratone, già nelle ultime due domeniche. Appunto, Rizzo, tra l'altro, ha fatto delle maratone sul biliardo. Torregiani sicuramente meno. Però qualora insomma dovesse cedere il passo per 4-0, un po' di rimpianti, Gustavo, di non averlo mai giocato questo quarto di finale, sì. Ce l'avrebbe. Ma comunque quello che ti stavo dicendo, 25 maggio 78 Rizzo, quindi 41 anni contro 57, un po' di differenza c'è, le gambe tengono diversamente. Rizzo, giù tutto. Intanto accorcia le distanze Oliva contro Marcolin, 2-1. Intanto un altro rosso solo per Martinelli, sottolineato dal boato del pubblico. Sì, praticamente c'è tutta Cascina, Pontedera e limitrofe in tribuna. E comunque guarda, è l'unico toscano in gara. Sì. Sì che è normale che... Vediamo la risposta di Torregiani alla stoccata di Rizzo. 12. Una volta uscito Gualemi, il portacolori fiorentino, l'unico toscano rimasto è Martinelli. Quindi anche tutti i tifosi di Gualemi abbiano spostato il loro tifo verso Davide Martinelli, che insomma in Toscana è più che stimatissimo, non solo in Toscana, ma Martinelli è Davide Martinelli. Buon disimpegno di Rizzo, non penso abbia la porzione, infatti sta andando di bricolla Torregiani per usare poi sul largo il pallino a protezione. Stanno cercando di boicottarci la nostra telecamera frontale. Cos'è successo? Rizzo si può andare anche al volo qui, eh? Tanto tanto bellina questa, no? Senza rischiare. Mi piace molto al volo. Sì, questa. Anche perché è uno spillino sia di 3 che di 5, bisogna trovare una super misura. Però non con tutto questo effetto, mi piace. Ma no, lì puoi caricare, la sposta bene, questa non mi dispiace in questo modo. Sì, l'importante era dargli questa forza, bravo Rizzo. Bravo. L'importante è dare questa forza. La forza di un biliardo. Anche qualcosa più di tolleranza. Più. Sì. Spondeviglia. Torregiani. Oh, primo spondeviglia alla Torregiani. Finalmente. Diamo la forza se riesce a insinuarsi tra pallino e castello. No, c'è il corridoio.
finalmente, perché vedere solo Reggiani per quattro partite non fare uno Spondabilia, ti dirò, ero preoccupato che stesse male. Sì. No? Sì, sì, sono d'accordo. Ce l'ha solo senza effetto. La forza è bellissima. Bravo, Rizzo. Bravo. La forza è proprio questa del senza effetto. Ti dirò che lì si poteva anche toccare leggermente di contro. Era ancora, forse era al limite per il contro, però a conoscerla bene quella battuta lì. Secondo me è molto più importante la forza che gli dà. La forza sicuramente. Il modo pizzicato in cui va steccata che l'effetto. L'effetto tira là. Come dicono a Milano. Tira là. Rizzo, Spondabilia. Due punti. Continua a muovere il punteggio, Rizzo. Raramente fa un giro a vuoto. Di parabola. Gustavo Torregiani sullo stretto. Vediamo la forza. Sembra abbondante. Rizzo ci si avventa come un falco su questa dritta incrociata. Presumo che la veda. Sì. E qui è buona la prossima. Se non cala. È calata. Però insomma, ho visto forze peggiori. Risultati dagli altri campi, Mirko. Quarta 3-1 con Caratozzolo 54-53. Paolo Spadaro 1-1 con David Martinelli, avanti alla terza Spadaro 47-43. Paolo Marcolin 2-1 su José Oliva. E la partita che state seguendo sul nostro BC Billiard Channel. Attenzione, batterà chiusura anche Caratozzolo ora, mi sa, contro quarta. Rizzo. Sembrava 57-53. Fa appena lunga. Chiude Caratozzolo. Va 3-2 contro Andrea quarta. Giro per Rizzo, vediamo se giocherà a rimanere sulle, con entrambe le biglie sulla lunga. No, gioca a ingaruffare. Realizza 4 punti sullo stretto, ma non arriva a difendere. Corto. E giro anche per Torregiani ad andare al centro con la battente. Qui non gli è partita la steccata. Gustavo è rimasto tutto punti, ma rimane una bella occasione adesso per Rizzo per allungare ulteriormente. Sfaccio, due ci sono, e altri 10. Vediamo se anche questa risale dentro all'insieme dei birilli, e sembra proprio di sì. Tre passate e mezzo messe con le mani da Rizzo. Super velenosa questa, super velenosa. 43-24. E qui obbligato Torregiani. Io penso al trasponde di calcio, ma di misura.
Sfida via larga. Mi sa che sfidano via. Un virtuale match point. Sfidano via anche le speranze di Torregiani di rimonta. Rizzo, 10 punti, si porta a 53, a soli 7 punti dalla semifinale mondiale. Giro per Torregiani. Si congeda dal mondiale. Con... Se congedo sarà un bel giro. Un bel giro, sì. Brutta questa. Andresti di lì? Di parabola. Ah, la bricolla, allora spinge per il 3. Allora non serviva neanche, l'ha fatta stretta. Quindi se ce l'aveva così di palla piena faceva il 3. Eh sì, credo che sia quello che ha giocato, non si aspettava. Che gli si chiudesse così tanto. Torregiani. Una delle ultime speranze, se non l'ultima, di rimanere in questo mondiale. E per adesso Torregiani la coglie perfettamente con questi 10 punti. Bravissimo. Si porta a 40 e comincia a fare sentire la sua presenza. Il two box e replay della conclusione di Torregiani. Rizzo va a prendersi forse un pallino importantissimo e lo porta a 57. E qui Torregiani tutto per tutto deve giocarsi una steola di sponda biglia. Gioca il giro a ingaruffare a tornare indietro probabilmente. Ma gli manca 3 a Rizzo, giusto? Sì, ma ha giocato il giro a ingaruffare ma a tornare indietro. Ah, l'ha presa grossissimo. Sì. Si chiude qui questo match. Manca solo un pallino o da 3 o da 4 a Ciro Davide Rizzo per essere lui il primo semifinalista di questa 24esima edizione del campionato del mondo. E chiude Rizzo 4-0 a un Gustavo Torregiani un po' sottotono sicuramente. Comunque, che gli vogliamo dire a Gustavo? 3 volte campione del mondo, è entrato negli 8 anche in questo mondiale. Sì, dopo... c'è poco da dire a un campione di questo tipo, c'è da dire che peccato a volte che succede. Non abbia saputo esprimere il livello di gioco a cui ci ha sempre abituato. Sicuramente i complimenti vanno a Davide Rizzo che in questa annata sta facendo cose grandiose. Noi vi diamo l'appuntamento a domani. A partire, non si sa da quando le pubblicheremo, comunque le partite voi le potrete seguire in diretta sulla Rai da alle 10 la prima semifinale, poi Mirko la seconda? Alle 13 e poi alle ore 18 la finale. Allora, 10 la prima... 10, 13, 18, un terno su tutte le ruote. Giocatelo, via, buonanotte, ciao, a domani.